Cari amici, il Vangelo di oggi, il Vangelo della cacciata dei mercanti del Tempio, così come lo racconta il Vangelo di San Giovanni, ha due elementi. Il primo è la cacciata appunto di quelli che hanno trasformato la casa di Dio in un mercato. E Gesù che dice, che vive questa cosa come lo zelo per la tua casa mi distrugge. E l'altra cosa è la pretesa di un segno da parte dell'autorità del Tempio. Dice, ma come ti permette di fare questo? Che segno ci dai? E lui dice un segno che le autorità del Tempio non capiscono. Distruggete questo Tempio e in 3 giorni io lo farò risorgere. Che naturalmente, dice il Vangelo, parlava del Tempio del suo corpo, parlava della sua morte, della sua risurrezione. Queste due cose servono moltissimo durante la Quaresima, perché diciamo, sui mercanti del Tempio magari qualcuno può dire ah, ecco i preti, i vescovi, i cardinali, il Papa, eccetera, il Vaticano, che guadagnano soldi dalla fede e così via. In realtà chiunque vive la fede con un secondo motivo è un mercante del Tempio. E quindi in questa Quaresima Gesù ci chiede di purificare i motivi per cui noi crediamo. Non dei motivi secondari, non dei motivi, diciamo così, di do des, io ti do una preghiera, tu mi dai qualche cosa. I motivi per cui pregare, nel senso che deve essere una cosa per cui è lo zelo per la tua casa, lo zelo per il Signore. E quindi non avere nessun altro idolo, soprattutto i soldi, oltretutto, perché i soldi sono veramente un idolo molto grosso. E a questo ci richiama anche la prima lettura, con il decalogo che Mosè dà al suo popolo, in cui appunto dice io sono il Signore Dio tuo, non ti farai mal nessun altro idolo. Quindi purificarsi dagli idoli è una cosa buona, è una cosa che Cristo ci chiede. L'altro elemento è quello del Tempio che viene ricostruito in 3 giorni, e il Tempio è il suo corpo, che ci dice che tutto quello che facciamo, anche nella Chiesa, anche nei templi della Chiesa, tutto quello che facciamo è in funzione di Gesù, è in funzione del rapporto con Gesù. Noi preghiamo, diciamo il rosario, facciamo la Via Crucis, facciamo le opere buone, eccetera, eccetera. Noi lo facciamo in funzione di Gesù, perché è in funzione della sua morte, della sua risurrezione, che tutte queste cose sono efficaci. E quindi la nostra intenzione deve essere chiara, non fare le cose per farle, fare le cose perché così sono belle tradizionali, ma fare le cose per Cristo. Questo è importante perché tante volte noi ci attacchiamo a delle forme e non ci accorgiamo che invece quello che è importante è vivere il nostro slancio verso Gesù Cristo, attraverso tutte le forme, quelle che conosciamo, ma anche magari quelle che potranno essere individuate altre volte. E tutto questo ci porta alla seconda lettura di San Paolo, che dice «I giudei cercano segni, i greci cercano sapienza, ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che è sapienza di Dio e potenza di Dio». I giudei cercano i segni, cioè cercano dei segni di potere, cercano dei segni per credere all'autorità e quindi fissano dei livelli a cui la fede deve arrivare, altrimenti non ci credo. Delle cose che devono avvenire, altrimenti non ci credo. E i greci cercano la sapienza, cercano l'intellettualismo, cercano la chiarezza, cercano la chiarezza. E invece noi predichiamo Cristo crocifisso, che è scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani. Però per tutti noi che crediamo, sia giudei che greci, dice San Paolo, Cristo è sapienza di Dio e potenza di Dio. Perché la stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Questa è la fede che dobbiamo chiedere durante questa Quaresima, cioè passare anche attraverso l'essere ritenuti stolti perché noi crediamo a Cristo, l'essere ritenuti insensati perché noi crediamo a Cristo, l'essere ritenuti deboli perché noi crediamo a Cristo, ma la stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini. E la debolezza di Dio è più forte degli uomini.